Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, venerdì 27 ottobre. Vediamo quali sono i titoli principali della giornata. Vi ricordo, come sempre, lo faccio da qualche settimana, che questa sera alle 19 c'è sempre 105 Matrix su Radio 105. Quali sono i temi della giornata? Beh, è stata approvata la legge elettorale, non voglio dilungarmi troppo su questa approvazione della legge elettorale, nei giorni prossimi cercheremo di spiegare esattamente in che cosa consiste. Però mi diverte oggi il tema politico che mi piace di più è il fatto che il presidente del Senato, che è la seconda carica più importante della Repubblica Italiana, che si chiama Pietro Grasso e che nella vita ha sempre fatto il magistrato fino a prova contraria e che poi nel 2013 è stato candidato dal PD per diventare probabilmente l'uomo più importante, cioè la seconda carica dello Stato, un magistrato che diventa la seconda carica dello Stato, la famosa gavetta della politica, il senso della politica, l'appartenenza politica, l'idea che un magistrato sia di sinistra va benissimo, che sia del PD va benissimo, che immediatamente questo magistrato diventi la seconda carica dello Stato va benissimo, perché l'Italia così funziona, no? Nessuno si sconvolge se questo avviene. E che cosa fa il Presidente del Senato? A pochi giorni dalla fine della legislatura, perché siamo agli sgoccioli della legislatura, dice: mi dimetto dal PD dopo che viene approvata la legge elettorale. Non prima della legge elettorale, dopo la legge elettorale. Ma la cosa più bella è che dice: cambio, ca cosa che dice? La decisione è sofferta. Un partito nel quale non mi riconosco. Ragazzi, ma quale partito non ti riconosci? Sei appena entrato in quel partito. E non ti riconosci oggi Renzi? L'hai avuto presidente del Consiglio, ha fatto il referendum, ha fatto tutto quello che ha fatto e adesso che non è più presidente del Consiglio ed è segretario del partito, non ti riconosci nel partito che peraltro ha fatto votare una legge elettorale che tu hai avallato al Senato. Ma siamo in una specie di bolla di ipocrisia fenomenale. Decisione sofferta. No, ve lo dico io qual è la decisione. La decisione è che uno dei tanti volta Gabbana, uno dei tanti volta Gabbana di questo Parlamento, ma Verdini, che oggi fa una lettera molto divertente sul tempo, è veramente l'uomo nero. Però se sei grasso, se sei grasso non in senso fisico, se sei un ex magistrato, se sei di sinistra, se hai quell'area là e sei uno dei 600 che hanno cambiato partito durante queste elezioni perché è andato di questa legislatura perché è andato da un partito all'altro e è andato nel gruppo misto, ah beh, allora la decisione è sofferta. Io immagino proprio la sofferenza di Grasso. Sapete qual è la sofferenza? È che siccome il PD non l'avrebbe più ricandidato, il PD di Renzi, si va con i suoi amichetti, probabilmente di Bersani, per farsi prova a farsi candidare con la sinistra della sinistra, cosa che peraltro cercando di fare anche la Boldrini. Sapete che penso di questo personale politico? Questo personale politico che sono sepolcri imbiancati, che hanno quest'aria, no? Facevi il magistrato e mi dici: non mi riconosco più nel PD, cioè in 3 anni con Renzi che ha fatto 4 anni, Renzi ha fatto presidente del Consiglio e te lo sei subito in tutte le maniere, adesso non ti ci riconosci più. Vabbè, è una cosa pazzesca, straordinaria, perché la vita è fatta così: trovarsi il giudice che ha condannato Berlusconi, che fece quell'intervista, sostanzialmente era come Di Pietro, io quello là lo sfascio, che si chiama Esposito. Sai dove ce lo troviamo Esposito pensionato, l'imbarazzante Esposito, dove ce lo troviamo? Ce lo troviamo in piazza con i grillini che manifesta contro. Là. Io, quest'idea a voi vi sembrerà normale, ma quest'idea dei magistrati, che non sono i giornalisti che possono fare male con la loro penna al massimo, ma i magistrati possono fare male con le loro decisioni, con il loro orientamento politico portato nella. Vedere tutti questi magistrati che entrano in politica, sfilano, cambiano partito, eccetera, mi fa un po' paura, perché dico: ma questi magistrati sono magistrati o sono, come possiamo dire, legislatori o sono membri del potere esecutivo? Insomma, forse qualcuno si potrebbe porre anche questo problema, prima o poi. La scelta giusta, titola Fubini sul Corriere della Sera, cioè titola Corriere della Sera sul pezzo di Fubini riguardo a Visco. Anche questa è un'altra storia straordinaria, cioè l'idea che ormai Visco sia il salvatore della patria perché ha avuto un contrasto con Renzi, mi sembra di vedere lo stesso film che ci fu con Berlusconi. Lo stesso film per cui chi si opponeva a Berlusconi, Fini, qualcuno dice per esempio Sonia, Grasso, il nuovo Fini. Chi si opponeva a Berlusconi diventava immediatamente immenso. Chi si oppone oggi
a Renzi diventa immediatamente in mezzo. La realtà è che come prima non bastava opporsi a Berlusconi per essere immensi, anche oggi non basta opporsi a Renzi per diventare immensi. Questo vale sia per Grasso sia per Visco. Ma il trattamento che fanno gli oppositori, che si fanno i giornalisti, che il mainstream della politica fa nei confronti di chi si oppone a Renzi e Berlusconi è il medesimo. Diventano dei giganti soltanto per il fatto di aver abbandonato i due antipaticissimi leader secondo l'opinione pubblica, secondo l'opinione dei giornali, non l'opinione pubblica. Quantitative easing sembra una minchiata stretta che riguarda soltanto gli economisti, ma è una cosa fondamentale. Sapete cos'è? Draghi negli ultimi anni ogni mese comprava 60 miliardi di euro di debito pubblico, di titoli di Stato in Europa. 60 miliardi ogni mese, il che vuol dire che l'Italia emetteva del debito, emetteva dei titoli e sapeva che tanto la Banca Centrale gliene comprava un pezzettino di questi titoli, perché i 60 miliardi erano su base europea e siccome noi siamo i più grandi emittenti europei, per noi era un grande vantaggio, noi italiani, e questo faceva sì che se c'hai sempre un compratore puoi fare i titoli più bassi, no? Il prezzo di questi titoli era un pochino più basso rispetto a quello che sarebbe senza il quantitative easing. Cosa ha deciso Draghi in contrasto con alcune parti, ovviamente immagino tedesche e olandesi, del suo consiglio di sorveglianza? Ha deciso di continuare, di allungare questo quantitative easing. L'ha diminuito in dimensione, ma ha detto che continuerà più a lungo. Questo ovviamente è piaciuto ai mercati e comunque farà molto bene al nostro debito italiano. Certo, non risolve i problemi, ma è una medicina che durerà più a lungo. Sapete, il problema del debito poi non è che lo risolvi con Draghi. Oggi sul Sole 24 Ore leggo che il costo del personale in Sicilia è di 1 miliardo di euro l'anno, il personale in Sicilia, cioè il 50% di quanto si spende in tutta Italia per i dipendenti delle regioni viene speso in Sicilia, cioè 1 euro ogni 2 per il pagamento dei dipendenti regionali viene speso in Sicilia. In Sicilia ci sono 17.160 dipendenti regionali e ci sono 1.692 dirigenti, cioè il numero dei dirigenti della regione Sicilia è uguale al numero dei dirigenti di 15 regioni italiane, comprese Lombardia, Emilia, cioè tutte le grandi regioni, oltre a quelle piccole che hanno lo statuto ordinario. Se vi sembra una cosa normale, voi poi ne riparliamo. Altrettanto anormali sono gli ultimi due casi che vi segnalo. Il giornale, ovviamente, in prima pagina apre con una cosa incredibile, cioè che per i danni dell'Expo, della manifestazione assurda, vi ricordate quella di Fedez, che era tutto contento che c'erano i giovani che manifestavano in città, quei danni fatti dai Black Bloc non hanno portato, ricorda oggi il giornale, a un'indagine nei confronti dei centri sociali, dei Black Bloc, di questi delinquenti che bisognerebbe prenderli e sbatterli in galera, perché se tu rompi una vetrina, rompi una macchina, danneggi un bene pubblico o privato, sei un delinquente. Non è che se i delinquenti sono 1.000 sono scusati rispetto al fatto che sia uno da solo che rompe una vetrina, no? Non è che il numero è un attenuante, anzi è un aggravante il numero, è la vigliaccheria di questi che si sentono in gruppo più forti e possono distruggere il bene comune. Bene, non sono stati indagati loro, ma sono stati indagati i poliziotti, cioè i poliziotti che guadagnano 2 lire, che non hanno i loro avvocati, non sono figli di papà e che rischiano pure stipendio e carriera, sono stati indagati perché avrebbero mentito per far arrestare alcuni di questi Black Bloc. Sapete che vi dico? Viva i poliziotti! Viva i poliziotti! Non, senza se e senza ma! Non è possibile che questi poveracci si beccano le botte, non possono reagire. Se reagiscono, gli ammazzano la carriera, e se addirittura dicono A o B, vengono indagati perché avrebbero detto bugie per essere arrestati. Io sono scandalizzato. Viva i poliziotti, quelli che dall'altra parte li chiamano sbirri. Qua non si chiamano sbirri. Altrettanto incredibile, e concludo, è la storia che deriva, in questo caso non ho parole, cioè un bambino di 14 anni è un infante secondo i giudici, perciò deve essere accompagnato a casa o dai nonni o dagli zii o dalle mamme, cioè i genitori non possono più fare quella firma alla scuola per dire che esonera da ogni responsabilità la scuola. Italia Oggi spiega meglio di tutti quanti il significato di questa roba, e quindi i bambini devono essere i bambini che non sono più tali, perché a 14 anni non sono più tali. Bene, devono essere andati a prendere dai genitori perché la scuola non li rilascerà più andare a casa da soli. E poi veramente pensi, cioè a 14 anni devo andare da soli,
tu, tu pensi, no? Che dopo 4 anni, secondo loro 3 anni, come fanno gli Stati Uniti, aprono una startup miliardaria, no? Però devono andare i genitori a prenderli a scuola. Io dico, questo è una roba incredibile, incredibile. Vabbè, vi saluto, vi do appuntamento come sempre questa sera alle 19 con 105 Matrix e poi ovviamente sempre le zuppe e al sito nicolaporro.it. Ciao!